abbiamo oggi una lezione concerto, soprattutto concerto, ma che ci verrà eseguito da un gruppo al quale appartengono due miei allievi. Tentare di fare un discorso filologico sulla musica Irish, insomma, non ci siamo accorti che forse non ha molto senso per varie ragioni. Anche questo in due o quattro quarti, ma con un'accentuazione diversa rispetto alla punta, e quindi iconograficamente diventa lo stereotipo della musica irlandese nel mondo, potremmo dire. Cioè che la musica irlandese è qualcosa di estremamente vivo, cioè la musica, noi cosa abbiamo fatto negli ultimi 40-50 anni qui in Campania, in Sud Italia, insomma, diciamo della musica, chiamiamola nostra, vabbè. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo teso a musealizzare molto quello che abbiamo, bloccato, cioè abbiamo... Le dinamiche sono esattamente le stesse, quindi ancora una volta siamo a Cuba, che è una comunità isolana che si muove con canoni che sono totalmente diversi da questi qua. Però le dinamiche con cui si formano determinati gruppi musicali, il modo con cui si suona determinata musica e addirittura l'evoluzione degli strumenti è grosso modo la stessa e ha un modo di evolvere che non so dire quanto sia legato solo al contesto territoriale e quanto invece non sia frutto di una caratteristica sociale e di scambio sociale che sia molto evidente. Io sono portato a dire che non esiste un'univocità quanto la coesistenza di più cose insieme, che ma non è dello spazio. Lo si può rilacciare anche al discorso del linguaggio proprio, dove il latino diventa la radice per tanti dialetti, per tante lingue, certo, differenti. Ma, assolutamente, però, ma ancora una volta non è soltanto la geografia. Just
sia diretto. Appena suonato, noi riconosciamo, chi pratica questa musica, riconosciamo un mescolamento pazzesco, per cui l'elemento improvvisativo popolare, quindi, perché l'elemento improvvisativo è popolare, sempre che l'improvvisazione è come il jazz, lo stesso, ci sono gli standard e sopra ci si lavora, si fonde con una struttura accordale che pure diciamo una struttura fraseologica che non è tipica della tradizione irlandese, ma che comunque è perfettamente individuale. Irlandese soprattutto molto serio, si chiama Jig Robot d'acciaio.